Diciamo che sì, siamo un gruppo di ispirazione punk e rock soprattutto, e i Prozac era da tanto che un po' ce li chiedevano, prima o poi dovevano arrivare, solo che X Factor è anche un modo per sperimentare, soprattutto le cover sono sempre un modo per dare qualcosa in più di tuo, e fare i Prozac così come sono sarebbe stato piuttosto scontato. E con Manuel abbiamo deciso di approfittarne per la manche con invece tutta l'orchestra, per fare invece una cosa un po' più crossover con l'orchestra e dare un'interpretazione un po' più particolare, anche perché era la stessa serata in cui suonavamo anche Rumore, che invece era bella sparata e quindi creavamo un bilanciamento migliore magari. Però nell'EP che uscirà, anzi che è già uscito oggi, c'è la versione elettrica, quindi Quella che attenzione, ascoltate volete. l'elettrica. È molto 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 rossa e c'ha molto dei Ma Prozac. può avervi penalizzato questa scelta o non è questa la motivazione dell'eliminazione, Non penso che ci abbia penalizzati questa scelta perché comunque secondo noi è uscita bene questa cosa dell'orchestra, era proprio una cosa particolare per tutti e nuova per tutti e quindi non ci ha penalizzati, è che ormai eravamo arrivati un po' agli sgoccioli di ballottaggio dopo ballottaggio, eravamo veramente con grandi teste di serie mai andati in ballottaggio e quindi ce lo potevamo immaginare. Come vedete il vostro percorso? Siete stati un po' un unicum, diciamo, proprio penso nella storia di X Factor in generale, e soprattutto cosa vuol dire per voi uscire poi a un passo dalla finale? Cioè, penso tanta amarezza, però siete arrivati anche, insomma, belli lontani, quindi. Il nostro percorso l'abbiamo vissuto con tantissima positività e anche il fatto di essere usciti in finale in realtà non l'abbiamo vissuto con amarezza o tristezza, anzi siamo molto contenti in ogni caso Usciti perché col sorriso, in esatto, realtà. è stato comunque un bel modo per chiudere un percorso che ci ha fatto crescere in un certo senso, ci ha aiutato a sviluppare degli aspetti delle nostre sonorità che magari non erano ancora venuti in luce nelle prime puntate. È stato tutto molto bello e non ci pentiamo assolutamente di nulla. Da band volevo farvi una domanda perché è un po' scoppiato il fenomeno Maneskin, non so insomma, se lo sapete. Da band come vedete un po' questa cosa vi ha sorpreso? Perché all'inizio, cioè è vero che loro sono sempre stati super esuberanti, però forse tra le band ecco non erano proprio quelle su cui si puntava. Ecco, io avrei puntato su di voi insomma per la finale. I Maneskin hanno qualcosa di stravirale che comunque capiamo perché hanno un'immagine veramente forte, un genere anche molto più comprensibile al pubblico secondo noi, soprattutto tramite via televisiva e quindi noi capiamo questo fenomeno e alla fin fine noi poi facciamo il nostro in realtà, quindi non ci interessa troppissimo di come vanno gli altri, di chi va più, chi va meno e quindi è questo che ci ha aiutato anche a uscire soddisfatti perché pensare a noi stessi ci ha aiutato molto a spaccare. Ma giudici tutto bene, ci è dispiaciuto un po' alla fine per Levante, perché alla fine non ci ha salvati e ero l'ultima cantante donna. E questo un po' ci è dispiaciuto perché comunque siamo un po' vicini a lei come genere, come approccio, e essendo l'ultima cantante, almeno per lei ci speravamo, non di andare in finale, però proprio come rapporto. Però l'abbiamo capita perché alla fin fine Manuel, sì, alla fin fine Samuel non ha mai sbagliato No, un poi colpo, è andato grazie. sempre liscio, quindi era comprensibile, non era uno scontro ad armi pari pari, perché noi eravamo un pochino più, venivamo da diverse esperienze, insomma. Allora, le critiche che abbiamo ricevuto le abbiamo affrontate in un modo un po' bipolare, diciamo, Secondo delle critiche. vario, no, soprattutto per quanto riguarda la cosa dell'urlare, dell'essere sopra le righe, perché da una parte ok, ci può stare sempre pezzi in alto, sempre troppo sparati, è giusto far sentire anche altre tonalità che comunque contraddistinguono il nostro genere alla fin fine. E quindi da una parte abbiamo lavorato molto anche sul consiglio di Manuel, come per l'ultimo brano, Acida, per delle tonalità un pochino più basse, dei suoni anche più delicati, sempre mantenendo il marchio rosso. Dall'altra, però, non ci siamo mai smentiti, abbiamo fatto l'inedito che si chiama Rumore, che è anche un po' provocatorio per questo, perché è la caratteristica che ci contraddistingue l'essere forti sopra le righe, con una vocalità acida, pungente, quindi in realtà non ci abbandonerà mai, anche se ci siamo aperti.
Abbiamo dormito 25 minuti, quindi perdonateci. Ma non sei, a parte lui forse. Ma io sono quello più provato di tutti.